Dopo una settimana di stop forzato, torna l'appuntamento con 60esimo minuto. Entriamo subito nel vivo dando uno sguardo ai risultati della 13esima giornata. Vince in rimonta l'Arsenal per 9-8 contro il Napoli. Successo di misura anche per il Real Madrid contro la Dinamo. Dilaga invece il Genoa 9-2 allo United. Purtroppo però non potremmo mostrarvi le immagini per problemi tecnici. Successo anche per il Barça, trascinato da un super calvanese contro il PSG. Vittoria a tavolino infine per la capolista Valencia. I bianchi di Spagna sono i primi a beneficiare dell'esclusione dei viola dalla kermesse imposta dall'organizzazione. La classifica: Valencia e Genoa a braccetto in vetta con 32 punti, terzo l'Arsenal a 25, Napoli a 19, risale il Barcellona al quinto posto a quota 18, 17 punti per il Real Madrid, 14 per il PSG, a 4 lo United, chiude la graduatoria la Dinamo ancora a 0. Rapida carrellata anche sulla classifica cannonieri, in testa annunziata del Valencia con 48 centri, segue Mancuso a 31, Guardiola terzo con 29 gol, quarto Cinigliio del Barcellona a 25. Partiamo con il nostro treno di servizi. Arsenal infinito. Al Napoli non basta un Guardiola stratosferico, i Gunners con una rimonta epica nel secondo tempo superano i partenopei di misura, blindando il terzo posto in graduatoria. Avvio a shock per i londinesi, l'1-0 è un gentile omaggio di Amitrano che sbaglia il controllo favorendo il tapin del pivot azzurro. Tre minuti e su un altro svarione dell'estremo degli inglesi, ancora Guardiola in sacca a porta sguarnita. Il 3-0 arriva al 14esimo, rocambolesco colpo di testa di Serredi, Amitrano prova ad evitare l'autogol ma senza fortuna. Arsenal reagisce con veemenza, passa un minuto e Serredi di punta beffa Annunziata. Palla al centro ed ecco servito il 3-2, doppio scambio a Auricchio Bifulco e destro vincente del pivot londinese. Le amnesie difensive però continuano a minare la rimonta dei Gunners, Guardiola al 17esimo scarica in rete il poker. È lo stesso bomber partenopeo a guadagnarsi al 20esimo un calcio di rigore, trasformato dal cecchino Aprile. Gara nuovamente in salita per l'Arsenal che però prima dell'intervallo riesce ad accorciare con Ruoccolano. Nella ripresa continua la girandola di gol, in apertura Guardiola sfrutta una deviazione di Auricchio da fallo laterale per allungare sul 6-3, ma l'Arsenal non molla la presa, Bifulco su penalty concesso per atterramento di Capasso spiazza Annunziata. Al decimo tocca poi ad Auricchio alimentare le speranze di rimonta, siamo sul 6-5. Il Napoli guadagna un altro penalty ma stavolta Guardiola non inquadra la porta. Il rigore fallito da un'ulteriore carica all'Arsenal che al 13esimo pareggia i conti con Serredi. Ma non è finita qua, Guardiola ne inventa ancora una delle sue, aggancio e tiro al volo per il nuovo vantaggio azzurro. Siamo alle battute finali, Serredi imbeccato da Capasso pareggia nuovamente i conti. Momento chiave del match, il Napoli perde la bussola e l'Arsenal ne approfitta per concretizzare il controsorpasso. È Auricchio su assist di Serredi a firmare l'8-7. Il vantaggio cresce al 20esimo, perfetto il diagonale di Serredi, Cuoio in buca d'angolo. I Gunners però nei minuti di recupero si complicano la vita. Prisco di Palma viene espulso in inferiorità numerica, il Napoli si rifà sotto con l'onnipresente Guardiola. Ma non basta, l'Arsenal vince seppur soffrendo, al Napoli l'onore delle armi. Infatti, però abbiamo preso subito tre gol stupidi, sempre perché scendiamo in campo concentrati e poco cattivi sulla palla. Infatti abbiamo preso subito tre gol e poi man mano sempre rigiocando abbiamo riuscito a prendere la partita in mano. Sì, però senza una pedina lì avanti come la squadra avversaria che c'è Andrea che fa salire la squadra, corriamo tanto e sprechiamo tanto, soprattutto quando arrivi sotto porta sei poco lucido, è per questo. Eh sì, le assenze si sono fatte sentire, avevano molto molto più fiato di noi, erano molto superiori, infatti facevano sempre il contropiede in quattro. Normale, mi devo trovare con gli altri della squadra, devo assumere gli schemi e continuare così per migliorare. Successo sofferto per il Real Madrid, i Blancos nonostante il gap in classifica soffrono le sortite di una Dinamo rinvigorita dal mercato e da un Sorrentino particolarmente ispirato. È proprio il pivot dei gialloblu a sbloccare in avvio il risultato con un tiro a giro sul quale nulla può Saggese. Al 12esimo ecco servito anche il raddoppio, in contropiede lo Iacono sigla lo 0-2. Il Real reagisce già al 13esimo di mezzo allo svantaggio con Pappacena. Nella ripresa entra in campo Francesco Saggese e la partita cambia. Il numero 10 dei Blancos si carica la squadra sulle spalle
palla e già al terzo rimette le cose a posto, firmando il 2-2. Passano due minuti e la Casablanca mette a segno il controsorpasso. Capitan Vallone aggancia e rientra sul sinistro, tiro deviato che manda fuori causa Cunto. È un buon momento per gli spagnoli che al settimo calano anche il poker, griffato Pappacena. La Dinamo però non molla e trova la forza per reagire. Micidiale l'1-2 di Giordano e Sorrentino, gli ucraini riagguantano il pari. Momento chiave del match, il Real riprende il pallino del gioco, Francese sfrutta un errore di Visone e Di Piatto supera Cunto. Passa un minuto e sugli sviluppi di un'azione di rimessa Pappacena insacca il 6-4. Ma non è finita qui, al 15° è ancora Francese a bucare la retroguardia ucraina. Il Real si porta sul 7-4. I tre gol di svantaggio però non tramortiscono i gialloblu che nel finale provano a mettere a segno una clamorosa rimonta. Sorrentino e Giordano, il dinamico duo degli ucraini, vanno ancora a segno. La remontada però si interrompe proprio sul più bello, il Real vince per 7-6, appuntamento ancora rinviato coi tre punti per la Dinamo. Cuore blaugrana, il Barcellona falcidiato dalle assenze supera di misura il PSG e forte dei tre punti guadagnati a tavolino contro il Palermo balza al quinto posto in graduatoria ad un solo punto dal Napoli. Gara che inizia con un minuto di preghiera osservato dalle due squadre per sostenere il piccolo Christian, bimbo di appena un anno affetto da atrofia muscolare e spinale. Massimo sostegno e solidarietà alla famiglia di Christian da parte di tutto lo staff della World League. Tornando al futsal giocato sono proprio i catalani a rompere gli indugi. Al quarto discesa sulla destra di Calvanese d'assist al bacio per Aquino che firma in scivolata lo 0-1. Il raddoppio arriva al 16°. È Calvanese direttamente su punizione ad infilare Di Martino per il parziale 0-2. Il PSG però prima dell'intervallo riesce a rientrare in partita grazie alla puntata di Avino. Si va al riposo sul 2-1. Nella ripresa inizio veemente degli spagnoli, Aquino di sinistro coglie impreparato Di Martino per il 3-1. Un giro di lancette Calvanese con un siluro cala anche il poker. Ma il PSG non molla, Annunziata prende per mano i Blues e con due gol nel giro di un minuto riapre i giochi. Boccia con un diagonale tenta un nuovo allungo per i catalani, la gara però resta in bilico fino alla fine. Amaturo trasforma una punizione dal limite, siamo sul 5-4. Nel finale una rete per parte, Boccia al volo firma il 6-4. Il match si chiude con il tap-in vincente ma inutile di Avino. Vince il Barça, la rincorsa ai piani alti continua. No, le assenze non contano. Stasera ha contato il cuore. Io ho speso tanto, però abbiamo trovato un buon assetto in campo. È strano pure che Pasquale non ha fatto stronzate. Stasera ci avevamo cavato. Nello a porta ha fatto il suo dovere. Proprio stasera un bel lotto. E la vittoria penso che sia meritata, visto che io sono la causa di tutte queste cose. Io quando mi arrabbio perché voglio vincere, determinati errori non li tollero, quindi stasera è andato tutto bene e abbiamo vinto. Sì, ormai siamo in balia, siamo in una scena negativa, gli effettivi siamo sempre contati, una volta il portiere, una volta quelli di movimento, non riusciamo mai ad essere completi. Sì, abbiamo avuto un po' di sfortuna, ma poi come si dice quando si cade nel baratro, tutti gli episodi non sono mai a favore e continuano a non essere a favore, non sono a favore. Si chiude qua il 19° appuntamento con 60° minuto, prima però diamo uno sguardo al prossimo turno. Si parte lunedì alle 21 con la super sfida tra Valencia e Arsenal, a seguire Real Madrid-Napoli, martedì in campo lo United contro il fanalino di coda Dinamo Kiev, mercoledì test Genoa per il Barcellona, giovedì PSG in campo contro il Real Madrid, gara di recupero dell'11esima giornata. Siamo davvero ai titoli di coda, un ringraziamento a Francesco De Gennaro per le riprese, Michelangelo Prisco e Salvatore Boccia per la preziosa collaborazione. Appuntamento a sabato prossimo, mi raccomando, non mancate!